Questo esercizio, dimmi come lo imposteresti. Innanzitutto si parla di un esercizio di... Vai, impostamelo velocemente senza fare punti calcoli. Dimmi come lo imposteresti. Un altro profit, c'è un cubo che... Ah no, è la scimmia, ok. Allora, è un glifo questo qui, è un doppio glifo. Allora, prima cosa, fai disegno veloce, schemate alla lavagna. Quindi noi abbiamo, te lo disegno anch'io, guarda, ti aiuto. Eh? Non mi ha visto. Ha registrato i video su Sì. YouTube. Quando lo senti, sta attento, mi va le uffe, dove stampano? Di buon orecchio, ma no. Quella in alto, prof, a sinistra. Questa? In alto a sinistra. Questa? Sì. È una forza. Ah, no, no. Gli angoli non sono troppo, se non li leggo bene da lì. 60 gradi. Tutte e due. No, questo non è un angolo. Ah, questo ora te lo trovo. Ma non è importante l'angolo te lo può mettere, cioè voglio vedere il ragionamento, non il calcolo puro. Dimmi come posteresti questo, dammi le varie fasi. La prima cosa è cosa faresti. Scompongo le forze. Perfetto. I carichi, sì. Scompongo carichi, vai. Quali carichi devi scomporre? Il 2000 e il 1000. Perfetto. Il 1000 lo scompone e già scomposto. Allora, il 1000... Il 2000 metto il carico inizio e il carico inizio. Perfetto. Il 1000 è già in... Ah, già inizio. Bene. Ok, poi due cosa fai? Le Metto le reazioni vincolari. reazioni vincolari, bene. Dimmi come sono se le reazioni vincolari. Allora, sono... Allora, un'altra cosa facciamo, mettiamo in due, metto le lettere, va Sì, bene? Quindi indico punti applicazione carichi e come si chiamano le altre forze esterne e reazioni vincolari. Quindi qui le lettere come si mettono? Quindi una Poi? dove si applicano i carichi, B e C, e nell'altro Ok, poi, tre, vai. poi perciò si mettono i punti di applicazione delle reazioni vincolari. No, il punto di applicazione lo so, determino Ah, sì, le le reazioni vincolari. determino, cioè le disegno, Come direzione, come dire, no, il verso tu lo puoi dire, come direzione, va bene? Quindi, che reazioni vincolari ho qui? Allora, ho il VD che spinge verso il basso. Guarda bene, vediamo come è Non fatta. capisco la figura, diciamo. Sono due cernierette che ruotano e una billetta, è tipo una biella. Quindi questo qui che cosa gli permette al Ah, punto di di spostarsi verso l'alto con la forza. Perfetto, quindi c'è una reazione vincolare verticale? Verticale. Via. Ci si può muovere, c'è una reazione vincolare verticale? Ah, sì, è vero, no, le reazioni vincolari lo fermo, se ci Quindi penso. sono solo... Quindi sono orizzontali, perciò in questo caso c'è solo la KD che E più c'è spinge. anche, gli impedisce cosa? Vedi? Queste due facce devono rimanere parallele, gli impedisce la... Questo. La rotazione. Perciò c'è l'HD e l'MD che è la rotazione. E questo invece è il vincolo genera, carrello con le roselle, impedisce la... Il movimento, diciamo, verticale, sin Y.
perciò il VA. Ok, quindi ho determinato le direzioni circolari. Bene, ora il quarto punto è cosa faccio? Quindi a questo punto posso calcolarlo. Come faccio per calcolare? Dimmi 4, cosa applico il 4? Devo scrivere delle equa. Delle equazioni. E quindi cosa applico? Per scrivere le equazioni applico le. Cosa sono? Le equazioni cardinali della della statica. Ti ricordi quali sono? Allora. Ah sì, che allora era una con R, l'altra con R e sono la risultante delle forze esterne rispetto all'asse. Ah no, 5. Mettiamolo qui per dire la verità, sarebbe all'inizio 0. Metto sistema di riferimento. Sistema di riferimento devo mettere all'inizio, va bene? Quindi metto X, Y e Z. Uscente con il pallino, va bene? Poi quindi applico equazione cardinale della statica, risultante delle forze esterne rispetto all'asse, la risultante delle forze esterne rispetto all'asse Y e il momento delle forze esterne rispetto alla, devo scegliere un punto rispetto a un, ora non mi viene, meglio un punto, siamo a polo, dove ho magari due reazioni vincolari. Per esempio posso usare A, va bene? Sì, il polo A, ok. E le devo uguagliare a? 0. Quindi scrivo queste tre equazioni, poi 5. Risolvo il sistema di quante equazioni? Di tre equazioni. Nelle? Tre incognite. Tre incognite. Che sono VH, DM, T. Vincolari. Poi cosa faccio a questo punto? C'è una premessa, va bene, verifico all'inizio, metto il sistema di riferimento e verifico isostaticità. Questo non me la ricordo proprio, questo non l'ho fatta. Okay. Cos'è la verifica di isostaticità? Grado di libertà, ho tre gradi di libertà e gradi di vincolo, sono tre, le tre reazioni vincolari, va bene? Questo vincolo 1, un vincolo in A, più 2 in D. E questo è gradi di libertà residuo uguale a 0. A questo punto è isostatico, va bene? A questo punto quindi risolvi il sistema di equazioni tre incognite vincolari, 6, riporto graficamente. Le reazioni vincolari, cambiando verso alle reazioni negative, va bene? Ok? Ok,